Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale, dove siamo in un nuovo episodio della Non ho un nome Craft. Allora, avevo registrato un altro episodio in cui abbiamo fatto questa fornace e abbiamo fatto questi collegamenti di cavi, però non è registrato l'audio. Quindi vi faccio vedere un po' come si facevano. Allora, abbiamo fatto appunto queste cose. Allora, abbiamo fatto la furnace e questi collegamenti qui. E qui nient'altro, abbiamo soltanto sbloccato la nuova cosa di squid qua, che possiamo trasformarci in squid, l'abbiamo usato prima, ma a noi non importa. Comunque, allora abbiamo fatto il redstone furnace, vi faccio vedere il crafting, il machine frame, la solita cosa. Sempre questo, eccetera. E poi abbiamo fatto i cavi. Abbiamo fatto questi cavi qui, no? No, abbiamo fatto i cavi di LED, di LEAD. No, questi sono quelli. Abbiamo fatto i leadstone, questi qua, che sono i migliori, cioè sono i peggiori come condurre energia, ovvero non hanno dispersione, però possono portare fino a 80, mentre gli altri possono portare di più, quindi trasferiscono redstone flux. E quindi abbiamo fatto quelli. Ok, dunque, in questa puntata avevamo detto, ovviamente non è registrato, comunque, che dovevamo fare una cosa carina. Per fare questa cosa ci serve però da cuocere molto ferro. Che ci serve da cuocere molto ferro. Quindi noi lo facciamo cuocere, ovviamente. Ma intanto ci serve un po' di legna, un po' di coal. Oddio, non abbiamo più legna. Legna. Bella. Non abbiamo più legna. Ah, giusto, l'avevo spiegato nello scorso episodio. Questa chest che abbiamo fatto si fa con la dirt. Chest e dirt, e può contenere solo uno stack di dirt, quindi cagata. Però non lo sapevo, l'ho voluta provare come pirletta. Allora, io direi di andare a prendere un po' di legna. Allora, vi insegno una cosa: con la C si fa C. Si mettono e vi apre una crafting table e voi mi mettete a craftare col tasto destro, e abbiamo fatto un'ascia, guardate. Ma che cavolo? No, che figata! Guardate le pozzanghere! Che figo! Oddio, fantastico, troppo epico. C'erano anche le pozzanghere, wow. Che figata. Allora, quindi raccogliamo un po' di questa legna. Ok. Ah, ho aggiunto l'altra minimappa. In questo modo possiamo fare il teleport. E ho tolto quell'altra che è un po' casinista, eccetera. Allora, ok, ho raccolto un po' di legna. Quindi abbiamo raccolto un po' di legna e la mettiamo nello steam dynamo. Ok, però ce ne prendiamo una parte. Quindi dobbiamo fare la mining well. Per fare la mining well ci serve un po' di ferro. Allora, dobbiamo fare un piccone di ferro. Quindi, stuzzicadenti. Facciamo un piccone di ferro. Ok, nice. Poi ci serve una rotellina, che la dobbiamo far diventare di stone. Di stone. Questo è un impiantino, tra virgolette, impiantino, un po' vecchiotto, che non si usava prima, però noi lo facciamo perché è abbastanza economico rispetto agli standard, diciamo, quindi può andare bene per ciò che vogliamo noi. Quindi facciamo così, abbiamo tutto, sì. Ah, non, quando non sono, dobbiamo fare questa cosa. Ok. Mini quel, perfetto.
Poi ci serve una chest. Anzi, facciamone due, va. Ok, e poi ci serve un engine o un dynamo. Vediamo che engine abbiamo, perché se non abbiamo engine fighetti, andiamo con i dime della dynamo della thermal. Ah no, però abbiamo lo beam engine, che effettivamente è un po' casinista. Non lo so. Però credo che questi engine usano per tick, producono 2 mJ per tick. Questi ne producono invece fino a 80 re, quindi fino a 8 mJ, ogni 10 re, redstone, come si chiamano? Redstone. Non mi viene, redstone flux, una cosa del genere, producono 8 mJ, quindi ci conviene fare questo. Allora, per fare quello abbiamo bisogno di fare scrivere dynamo. Ok. Scrivere dynamo appena si apre. Siamo tutti con te. Grazie. Allora, Steam Dynamo ci serve. Sì, facile. Magmatic compression. Ok, allora, quindi copper, copper, tutto copper. Bene. Allora, andiamo a cuocerci un po' di copper. Qua però è finita la legna e non abbiamo più legna. Però noi useremo uno stick che però non dura niente. E che cosa ci buttiamo dentro? Non lo so. Vabbè. Allora, ci cuociamo, speriamo che ce la facciamo con il copper. Ah, ma ne abbiamo tantissimo, wey. Allora, quindi, tanto copper. Ci servono due rotelline di copper che si fanno. Ah, c'è anche questo crafting alternativo che guardate con iron e copper. Ok, ci dà le copper gear senza fare tutte quelle rotelline, eccetera. Quindi così, ah no, ci serve un silver. Un silver. Abbiamo del silver noi? Sì. Sì che ce l'abbiamo. Dai. Ce la puoi fare. No, non mi deludere. Dai, dai, che ce la fai. Guardate intanto con un pezzo di carbone e di legno quanto ho prodotto. E notiamo che si divide anche per due apparecchi. Quindi. GG. Allora, prendiamo il silver e facciamo questa qui. Ok, nice. E poi facciamo questo. Steam Dynamo. Quindi abbiamo questo. Ci serve giusto un tocco di carbone. E del secchio d'acqua. Ah, il secchio d'acqua. Ah no, il secchio d'acqua ce l'abbiamo qua. Ci serve soltanto del carbone oppure del legno. Credo che prenderemo il legno. Quindi riandiamo a fare il legno. Facciamo il legno, facciamo il legno. Per fare l'albero ci vuole il legno. Per fare il legno ci vuole l'albero. Per fare il balbero. Ok. Sì, ne abbiamo fatto 10, 42. Prendiamone un altro tronchetto. Ok, molto carino e coccoloso. Ok, nice. Sì, abbiamo un bel po' di cose. Abbiamo anche del cibo che è utile, molto utile. Ok, ora vi faccio vedere come si scava con questa questo modo. Sì, è un po' scomodo, però può servire, può servire. Allora, vedete Max Power, intanto ci dite informazioni, eccetera. Vai, me giallo, speriamo che è compatibile. Ah, aspettate, però. Ci serve una wrench. Oppure no, aspettate. No. Sì, ci serve una wrench, una wrench. Facciamo una wrench, una wrench, una wrench, una wrench. Basta. Oggi, questi giorni, il computer che va un po' lento. Sinceramente non so perché.
Allora, dobbiamo fare la wrench di questa mod key. Qual è? Willcraft Invert Butter Wrench. Crescent Hammer, tin e dell'iron. Tin. Questo può essere un problema. La tin. Noi. Abbiamo della tin. Oh, nice. Oh, nice. Nice. Ok, abbiamo una tin. Perfetto. E quindi facciamo un piccolo crafting così. Crescent Hammer. Perfetto. Abbiamo la Crescent Hammer. Quindi mettiamoci questa qua sopra. No. Lo giriamo con la hammer. E non si gira. Wait, birletto. No, non mi dire che non sei compatibile. Sennò devo fare quello stupido dynamo. La engine di quella mod stupida. Però si collega. No, si collega. Ok. Quindi mettiamogli questo. Mettiamogli due bucket d'acqua. Che noi prenderemo possibilmente in qualche modo. Comunque questo, diciamo, questa questo impianto è abbastanza economico, quindi diciamo a noi che siamo nella prima parte della serie è molto utile. Sì, decisamente utile. Allora, da notare che non ci fa prendere l'acqua da lì. Oh, straccio. Allora, andiamo a far così. Andiamo a far culi. Allora, andiamo qua. Prendiamo. Guardate che figata, questa è l'acqua piovana. LOL. Ok, M. No, P. Waypoint, rifugio, teleport to. Ok, allora io direi di farci una pozza infinita qua. Però aspettate, allora facciamoci una pozza infinita. Possiamo metterlo qua. Ok, e quindi facciamo 1 e 2. Guardate, guardate, ci sta sputando gli item sopra. Guardate, guardate, lui scava. Sta scavando già. Guardate, ora ci staremo sicuramente mettendo gli oggetti dentro. Però non possiamo aprire la cesta se noi siamo scemi. Guardate. Ok. Avete visto? Ci sta scavando. E dove sta scavando, voi direte? Con questa pipe, diciamo, non so. Sta scavando di uno. Scava solo di uno, sì. Però, diciamo, è buono. È molto positivo. Perché, guardate, ci mette tutto quello che trova qua. Quindi, sì, è ottimo. Quando finisce, non so come ce lo dice, comunque quando finisce. Uè, finito? Non so se è finito, comunque noi. Sì. Dovrebbe aver finito. Eh no, però sta prendendo ancora energia. Tanto dobbiamo mettere gli altri bucket, uè, se no esplode. Sta esplodendo. Sta esplodendo, no. Ok. Credo che sia finito, finito. Ok, a questo punto possiamo rompere la chest. In questo caso siamo stati sfortunati che non ha trovato niente. Però, sì. E quindi ci serve la Crescent Hammer. Per non stare a spostare ogni volta. No, non la prende. Per non stare a spostare ogni volta l'engine. È uno spreco. Vi consiglio di usare appunto i pipe. Vedete? Ok, ha scavato. Ora magari ci mettiamo un pezzettino di cobblestone sopra, così da evitare cadute. E quindi gli facciamo un altro buchino qua, dai. Allora, gli mettiamo la Crescent Hammer qui. Facciamo così. La cesta può andare da qualunque parte. Noi gliela mettiamo accanto questa volta. E dovrebbe stare a raccogliere, guardate. Ho trovato della tin. Guardate. Quindi, noi poi ce la prendiamo. Allora, magari potete pensare che questo. Intanto lo potremo automatizzare con delle turtle carine. Però, diciamo, è ottimo, ottimo.
Abbiamo intanto della chimerite e dell'ars magica, ed è ottimo. E credo che abbia finito. Però, sì, infatti. Che mi faccio. Cioè, è più comodo di scavare comunque. È anche più figo. Di scavare, diciamo, normalmente. Ci facciamo un altro paio di scavate così. Tanto per. Così vi faccio proprio vedere bene. Com'è, e comunque è molto economica, cioè pensate, niente diamanti, oro, neanche, giusto un po' di ferro, quindi. Oddio, oddio, ci sto sparando la cosa, cavolo. Ho trovato del quarzo intanto da notare. Ah, noi andiamo a lasciare tutti questi oggetti qui, tutti, 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 tutti. Togli tutti, tutti. Ok. Ah, abbiamo trovato dell'iron. Guardate quanta chimerite. Wow. Abbiamo finito? Abbiamo finito. Quindi io direi che, diciamo, questo. Spero, diciamo, vi ho fatto scoprire questa nuova cosa. Che forse alcuni di voi la ricorderanno nella 1.2.5, tipo. Qualcosa del genere. Però molti di voi forse non seguivano ancora Minecraft in quella. Quelle serie, eccetera, quindi forse molti di voi non ce la ricorderanno. E quindi io oggi ve la voglio riproporre, appunto, ve la sto riproponendo. Perché non scavo? È finito il legno, è finito il legno. Noi non abbiamo più legno. Ah! Noi non abbiamo più legno. Ci mettiamo la cesta. Che però non brucia. Ma che però brucia. Non brucia, brucia, non brucia. Non brucia. Interessante, molto interessante. Ah, andiamo a prendere la legna, andiamo a prendere. Ma io dico, mai che trova il carbone, sta scemina qua. Quindi, diciamo, se siamo fortunati troviamo anche il diamante, a quel punto diciamo GG. Però per i più scansafatiche come me che non amano andare a scavare, questo è un ottimo metodo. Quindi, sì. Voglio dire, per me è un ottimo metodo. Poi quando la automatizzeremo con la signora Tortellina, Tartottol, sarà ancora più figo. Interessante. Quindi spero di, diciamo, di avervi insegnato una nuova cosa. Se vi ho insegnato una nuova cosa, vi invito a mettere un mi piace, un commento, con dire grazie per averci insegnato questa cosa. Che io, magari, molti di voi la reputano forse anche scomoda. Però, come avete visto, intanto non costa veramente niente. E poi, diciamo, è anche abbastanza carina. E per me, per il let's play che intendo io, anche disusata, quindi GG. Ok, riempiamo di secchi d'acqua questo macchinario, se no esplode. No, aspetta. Ok, habla di. E quindi aia, screenshot. Sta scavando. Iron, abbiamo trovato un po' di tin. Iron, sì. Abbiamo trovato altro iron. Ricordate che questi materiali verranno poi tutti raddoppiati. Quindi, cioè, voglio dire, ci siamo fatti anche la nostra crescent hammer. Quindi, GG. E quindi, niente. Sono contento di questo episodio. No, 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 no. Aiuto! Ci conviene trasformarsi in squid che possono respirare. Veloce, veloce, veloce. Sto morendo. No, sono uno squid. Vedete che non muoio più. Ok, però mi servirebbe magari capire dove sono. Ui. Buongiorno. 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 Dove sto? Sto in un petrolio petroliero. No, cos'è? Petrolio, sì. Ok. Madonna, un creeper! Creeper, creeper! No, buono creeper, buono! Lo so che tu sei bravo, più o meno.
Anche se ogni tanto sei un po' aggressivo. Lo so che tu sei bravo. Sì, creeper, non esplodere. Ho detto non esplodere. Root bagarosp. Matto, 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 matto. Vai via! Matto. No, ragazzi, devo recuperare quel cespuglio. Per forza, per forza. Sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Sono morto? Sono morto. Waypoint, Latte is dead, teleport to. Ho recuperato tutto. E ora vi direi che ce ne possiamo tornare a Case. Rifugio. Oh, ok. Grazie. Poi, magari se ci trasformiamo dal squid che non può respirare. Veloce! Ma sono scemo. Sto facendo tipo tanti di quelle morti. Lol. Ok, ora se ci trasformiamo da zombie in Baku, grazie. Quindi mettiamo l'F5. Guardate che figata. Abbiamo la crescente hammer dietro, ok? Allora. Comunque, grazie alla visione, se il video ti è piaciuto metti un mi piace, un commento, iscriviti, commenta, condividi, fai quello che ti pare, basta che fai qualcosa. Quindi io vi direi che per oggi è tutto, grazie alla visione abbiamo registrato 21 minuti, quindi diciamo buono. E per oggi è tutto, io vi saluto, ciao a tutti.